Ritrovati gentili telespettatori con l'edizione di Prima TG Flash delle ore 18. Andiamo con le ultime notizie. Dopo aver discusso nella giornata di ieri presso la Camera dei Deputati, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha parlato anche oggi presso il Senato della Repubblica. Andiamo ad ascoltare un breve estratto delle parole del Premier sulla crisi di governo. All'inizio di questa esperienza di governo, il 9 settembre 2019, prefigurai proprio in quest'aula un chiaro progetto politico per il Paese. Precisai subito che il programma sul quale mi accingevo a chiedere la fiducia al Parlamento non si risolveva e non poteva risolversi in una mera elencazione di proposte eterogenee, né tantomeno in una sterile sommatoria delle posizioni assunte da ciascuna delle forze politiche che avrebbero sostenuto la maggioranza. Già allora ero consapevole che un'alleanza tra formazioni politiche provenienti da storie, tradizioni, esperienze e culture differenti, che per giunta si erano anche contrapposte, a tratti anche in maniera molto aspra, nel più recente passato, ecco, non poteva nascere questa alleanza solo sulla base di due discriminanti fondamentali. La prima, non una estrinseca adesione, ma un convinto ancoraggio ai valori costituzionali, tra cui primato della persona, lavoro, l'uguaglianza nella duplice veste formale e sostanziale, tutela dell'ambiente. E poi ancora la solida vocazione europeista del nostro Paese, in modo da realizzare anche più appieno l'interesse nazionale, da consentire all'Italia di tornare protagonista nello scenario europeo e contribuire a far recuperare all'Unione Europea intera la posizione di leadership nell'attuale contesto geopolitico internazionale. E sin dal momento dell'elaborazione del programma, alla quale mi dedicai anch'io insieme alle delegazioni delle forze politiche di maggioranza, perché facemmo tutti in modo insieme che si delineasse la prospettiva di un disegno riformatore ampio e coraggioso. Ancora un cambio di programma deciso unilateralmente da Pfizer nella consegna dei vaccini destinati all'Italia. Secondo quanto si apprende da fonti vicine al commissario Domenico Arcuri, la casa farmaceutica statunitense ha consegnato oggi nel nostro paese circa 48.000 dosi delle 397.000 previste per questa settimana, dopo il taglio di 165.000 deciso venerdì scorso. Oggi ne arriveranno solo 53.820 e solo mercoledì le restanti 241.000. La comunicazione è stata data da Pfizer alle 17 agli uffici del commissario, spiegando che il ritardo è dovuto al nuovo piano di distribuzione per le prossime settimane. Un ulteriore incredibile ritardo, così il commissario per l'emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, deplorando la decisione di Pfizer di ritardare la consegna delle dosi di vaccino all'Italia previste per questa settimana. Per far fronte alla nuova situazione ci sarà una riunione con le regioni che hanno già scritto al commissario chiedendo un intervento, e una delle ipotesi sul tavolo è quella di mettere a punto una sorta di meccanismo di solidarietà in base alla quale chi ha più dosi nei magazzini le cederebbe alle regioni che invece non ne hanno molte e devono farne a meno. A Napoli, nella zona flegrea, anche le prostitute e i parcheggiatori abusivi pagavano una tangente a un clan per poter esercitare la loro attività. Dall'alba è in corso un'operazione dei carabinieri del Comando Provinciale di Napoli, coordinati dalla direzione distrettuale antimafia della locale procura, con diversi arresti nei quartieri partenopei, numerose le estorsioni da parte del clan d'ausilio ai danni di attività imprenditoriali e commerciali. Le indagini condotte dai militari del nucleo investigativo del Comando Provinciale hanno permesso inoltre di acquisire importanti elementi in relazione ad una gestione mafiosa dei parcheggi abusivi in prossimità dei locali notturni nell'area flegrea. I parcheggiatori in particolare dovevano pagare una tangente di circa 200 euro a settimana. Quasi 23.000 articoli per la cosmesi e le mascherine facciali contraffatte sono stati sequestrati dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli in una profumeria di Portici. I finanzieri della compagnia di Portici hanno scoperto che nel retro del negozio erano presenti anche attrezzature per il confezionamento e l'etichettatura dei prodotti. Sono stati sequestrati 11.600 articoli contraffatti tra cosmetici e mascherine facciali, nonché 65 litri di diluenti, additivi e prodotti industriali per la cosmetica. Sequestri amministrativi anche per 11.260 articoli tra prodotti di bellezza messi in commercio per
privi di etichettatura in lingua italiana e quindi delle informazioni per il consumatore. Il titolare, un 36enne di Cercola, è stato denunciato per ricettazione e contraffazione, oltre ad essere segnalato alla Camera di Commercio per le violazioni amministrative previste dal Codice del Consumo. L'ASL di Caserta ha diramato il consueto bollettino odierno di aggiornamento pandemico concernente il contagio da Covid-19. In data odierna si certificano infatti 72 nuovi positivi al tampone molecolare, cui si aggiungono 164 guariti e 9 deceduti. I tamponi processati sono stati 1.081 per un tasso di positività al virus del 6,6%, in netta discesa rispetto al 13,6% delle scorse 24 ore. La città che fa attualmente registrare il maggior numero di positivi è Maddaloni con 271, seguita da Mondragone con 200 e Caserta con 183. I carabinieri di Cancello sono intervenuti in via Polvica a San Felice a Cancello insieme con i colleghi di Maddaloni, procedendo all'arresto in flagranza di reato di furto di un ventenne senza fissa dimora. I militari, si legge in un apposito comunicato, sono intervenuti a seguito di una segnalazione relativa ad un furto in appartamento in corso. Giunti sul posto hanno intercettato il giovane che ha tentato di darsi alla fuga, ma è stato prontamente fermato e rinvenuto in possesso di diversi oggetti importanti. Il soggetto è stato trattenuto poi presso la Camera della Sicurezza dell'Arma a disposizione della competente autorità giudiziaria, mentre la rifurtiva recuperata è stata riconsegnata all'avente diritto. Ringrazio l'associazione Casertazione per il proficuo incontro svoltosi in sala giunta con il coordinatore Francesco Guida e con gli altri cittadini. Ci siamo confrontati su tantissimi temi importanti riguardanti la città e nello specifico le loro frazioni, lo ha detto il sindaco Carlo Marino al termine della riunione svoltasi a Palazzo Castropignano con i giovani cittadini delle frazioni pedemontane. Li ho aggiornati sui lavori in corso e sui progetti riguardanti i manti stradali, le fogne, le villette e i playground. Sulla pubblica illuminazione, ha proseguito il sindaco, hanno deciso di collaborare anche con il comune, supportandoci con le segnalazioni dei cittadini per avere sempre ed in tempo reale uno schema preciso delle eventuali criticità. Davvero un bel momento di condivisione e partecipazione con dei giovani volenterosi e appassionati, innamorati della loro città. Per questo motivo, ha concluso, voglio ringraziarli singolarmente. Chiudiamo adesso con il calcio. Dopo la grande vittoria casalinga contro la Fiorentina per 6-0, il Napoli prepara la sfida di domani in Supercoppa contro la Juventus al Mapei alle ore 21. Gli azzurri valutano le condizioni di Petagna, uscito acciaccato contro la Viola per un problema al polpaccio, anche se oggi ha svolto l'allenamento in gruppo. Mertens non è ancora al top e la caviglia dà fastidio. Osimhen non si sa quando rientrerà. Per questo Gattuso valuta anche l'inserimento di Lozano come falso 9 con Zielinski alle spalle, Insigne e Politano ai lati. A centrocampo conferme Verdem e Bakayoko, così come dietro per Manolas e Koulibaly. In porta ancora Ospina. Nei bianconeri scelte quasi obbligate per Andrea Pirlo, coppia d'attacco con Cristiano Ronaldo e Morata. A centrocampo Bentancur, Chiesa e McKennie sono sicuri di una maglia. Si gioca invece il posto Rabiot e Arthur per il quarto. In difesa, verso la conferma, Chiellini dal primo a fianco di Leonardo Bonucci. Capitolo mercato in casa Napoli, è saltata la trattativa per Firpo del Barcellona, rimane in piedi invece quella per Emerson Palmieri. Il Napoli chiede un prestito al Chelsea. La situazione potrebbe evolversi nelle ultime ore di mercato. Milik ormai invece è un passo dal vestire la maglia del Marsiglia. Per questa edizione di Prima TG Flash è tutto, appuntamento tra qualche ora sempre sui nostri canali. Un caloroso arrivederci.